fuori. Un urlo che vola nel cielo, vinci per noi. Che vuole curare ogni minimo dettaglio, Mitch and lui è la risposta. Via Giuseppe del Papa, in pieno centro storico ad Empoli. Francesco, con te dobbiamo per forza partire dalla fine, quel terzo tempo degno di un grande giocatore di basket, colpo di testa perfetto e tre punti importantissimi per l'Empoli. Sì, soprattutto tre punti veramente decisivi per l'Empoli, perché ci siamo veramente distaccati dalla zona bassa e ora affrontiamo le partite con tanto entusiasmo, cercando di fare il massimo partita dopo partita. Poi fra un paio di mesi vedremo dove siamo e se siamo in grado di mantenere queste posizioni. L'Empoli che sta diventando davvero cinico sulle palle inattive, in particolare sui corner, settimana scorsa il gol di Vasco Regini, oggi il tuo, sinonimo che insomma vengono fatte bene e tutti hanno anche la possibilità poi di andare a segno. No, il mister, va dato merito anche al mister, perché perde veramente un allenamento solo a provare le palle inattive, quindi il merito anche suo, che ci punta molto, in effetti ci sta dando... ci sta portando tanti punti. Livorno, squadra forte, partita fortissima in quei primi 15-20 minuti, vi ho visto un po' rincuolare, siamo andati un po' in difficoltà. No, poi si era, parlando anche con altri giocatori, si è fatto fatica un po' a rompere il fiato e poi dopo un quarto d'ora, 20 minuti siamo sciolti e siamo riusciti a fare il nostro gioco, che un gioco di fraseggi corti, che ci vuole tanta personalità, perché si rischia anche di perdere palle in posizioni pericolose, però noi siamo questi, non si può snaturare il nostro gioco. Era difficile anche per voi difensori, perché insomma l'attacco del Livorno lo conosciamo, fatto da Paolini e Sidigardi, gente fortissima che spesso andava tenuta molto lontano e non bastava perché partevano quei fendenti dalla tre quarti. No, loro veramente dalle cassette che si era visto impressionavano per la facilità di calcio che ci avevano, quindi si provava a tenere lontano dalla porta e nel primo tempo non ci siamo riusciti, infatti ci hanno messo in difficoltà. Poi dopo 20 minuti siamo riusciti a stare con il baricentro più alto, le seconde palle si prendevano sempre noi e quindi sono andate in difficoltà anche loro, come secondo me non l'ho mai visti in trasferta quest'anno. L'Empoli, Francesco, che c'è da tutti i punti di vista, anche quello mentale è importantissimo, perché insomma non buttiamo via niente e soprattutto non ci disuniamo mai nei momenti di difficoltà. Successo nella difficile gara appunto col Sassuolo, anche oggi sotto, ma l'abbiamo rimessa a posto. Se non ci sei di testa, queste gare non le metti a posto. Sì, ma noi siamo consapevoli ora della nostra forza, abbiamo assimilato il nostro gioco, quindi anche se si va sotto non si perde mai la bussola, si continua a macinare il nostro gioco, poi i risultati stanno arrivando e quindi lo portiamo avanti ancora con molto più entusiasmo. Poi insomma vincere aiuta a vincere e questo traguardo dei 51 punti adesso si fa sempre più vicino. No, ma infatti intanto arriviamo a quel numero lì il più veloce possibile, poi per sognare c'è tempo, insomma aprile vediamo. Senti, per chiudere ti chiedo come stai dopo quell'infortunio particolarissimo nell'amichevole contro l'Arezzo Est. No, ancora c'ho un apparecchio al dente e c'ho dei punti dentro la bocca, però faccio fatica un po' a mangiare, però va molto meglio. Mirko, è stata per te una settimana questa intensa, togliamoci subito il dente, così non ci pensiamo più. Hai firmato un triennale, sensazioni? No, sensazioni, sono contento, sicuramente come hai detto te ci è voluto un po', ma non per il fatto che io volessi rimanere a Empoli oppure no, perché la mia volontà l'ho sempre data, è solo stato un fatto, come ho detto anche settimana, di trovarci tutti qua a Empoli, perché tra il mercato, tra Marcello che è andato a vedere giustamente l'amichevole perché c'erano Isai e Levan contro, e appena sono tornati loro, tornati i miei procuratori, io sono sempre stato qua, abbiamo firmato. Finalmente
si gioca, si è giocato a calcio. E che partita, Mirko, che vittoria. Sì, sì, sicuramente ci tenevamo a far bene. Poi sai, in un derby è sempre qualcosa di magico. Poi giocato così al posticipo alla sera, noi ci teniamo sempre a fare bene. Abbiamo avuto i 15 minuti in cui loro sicuramente sono partiti bene e ci dovevamo mettere un attimo a posto, perché loro avevano preparato la partita sui cambi campo. Però penso che dal 15esimo e 20esimo, quando l'Empoli ha capito un po' come giocavano loro, dopo non c'è più stata partita. Anche il secondo tempo penso che non abbiamo subito grossi pericoli, anzi abbiamo creato anche molto sulle nostre ripartenze. Bene così, dai, andiamo avanti. Ci tenevamo anche a regalare una vittoria in un derby ai nostri tifosi e continuiamo così, un passo alla volta, e vediamo quando arriviamo a sti 50 punti, e poi dopo vediamo se è l'ora di iniziare a sognare, quando lo sarà. Senti, in quei 20 minuti bravo il Livorno, sicuramente sì, ma forse un po' troppo freno a mano tirato da parte nostra. Ma ti ripeto, sai, loro l'avevano preparato su questi cambi gioco, noi magari stavamo attenti, sapendo la pericolosità di loro attaccanti, anche noi a centrocampo, a stare più stretti per non fargli filtrare le palle in mezzo. E poi una volta capito che loro trovavano gli sbocchi solo laterali, ci siamo sistemati. Però ti ripeto, era impensabile che in una partita di 90 minuti una squadra seconda in classifica come Livorno non ci potesse creare pericoli. Però penso che l'Empoli ha risposto bene, e non dimentichiamoci che l'Empoli ha fatto 4 punti con le prime due della classe, che non è poco. Beh, poi ci aggiungiamo anche quello del Tenas e diventano 5. Un Empoli, Mirko, cresciuto tanto dal punto di vista mentale, perché oggi partiti malino, sotto 1-0, cioè, ci poteva stare la debacle, invece no, siamo rimasti lì, ma soprattutto abbiamo giocato a calcio senza buttare via nessun pallone, arrivando sempre primi sulle seconde palle. Questo vuol dire che ci siamo di testa, più che altro? Sì, 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 sicuramente l'Empoli ha dimostrato anche, ma non è che l'ha dimostrato oggi, la dimostra da 4-5 mesi, che anche quando va sotto non perde mai la lucidità, ma continua a esprimere il proprio gioco, perché l'Empoli è consapevole che solo attraverso il suo gioco può raggiungere dei risultati. Quindi ci sforziamo, magari a volte ci può anche stare che a forza di giocarla uno può anche sbagliare un passaggio, però ti ripeto, è la nostra forza quella di continuare a giocare a palla terra, e dobbiamo sempre farlo senza paura e con personalità, perché poi dopo ci divertiamo in campo e facciamo anche divertire sugli spalti la gente. Ecco, ti chiedo com'è il polso dello spogliatoio, perché tu dici giustamente guardiamo 51 punti, arriviamo lì, però adesso veramente si inizia a sentirlo il sogno in mano? Beh, sicuramente stasera è stato un segnale importante, un segnale che, avendo visto anche i risultati di sabato, volevamo dare un segnale anche alle altre che stanno lottando per i playoff. Però ti ripeto, sai, adesso siamo a metà febbraio, se raggiungiamo il prima possibile questi 50 punti, dopo giochi con quella consapevolezza che puoi andare a giocartela sempre con tutti, come stiamo facendo adesso, però sai, sempre senza l'assillo di questi 50-51 punti, che poi dopo ci sarà da divertirsi, secondo me. Quindi adesso non voglio andare troppo avanti, voglio guardare partita per partita, però ci siamo e lo stiamo dimostrando. Oggi ti chiamiamo Riccardo Croce invece che Daniele Croce. Complimenti, perché insomma è un ruolo, lo hai fatto in passato, però non è propriamente tuo. Sei partito un po' contratto, ma sei cresciuto alla grande durante il match. Sì, all'inizio facevo fatica magari a trovare la posizione, come tutta la squadra abbiamo fatto fatica nei primi 20 minuti a trovare le distanze. Loro sono stati bravi a uscire sempre palla al piede, noi arrivavamo sempre con quel pizzico di ritardo a pressarli e abbiamo corso anche tanto a vuoto. Poi siamo riusciti a prendere magari meglio le misure, e le abbiamo accorciate di più, siamo riusciti a salire un po' più di squadra e a guadagnare campo, e le cose sono migliorate parecchio. Poi Daniele, anche se davanti ai due come Tavano e Maccarone, insomma, giocare lì non è facile, c'è sempre il raddoppio addosso. Sì, magari ho un po' perso l'abitudine a giocare spalle alla porta, perché era parecchio che giocavo a centrocampo, però è un ruolo difficile dove, come ho sempre detto, Riccardo è unico in quella posizione. E io ho cercato di farlo per le mie caratteristiche, di magari andare a attaccare un po' più gli spazi e andare a pressare e anche i loro centrocampisti, quindi alla fine ormai sono abituato a fare diversi ruoli e non mi importa quello, l'importante è fare bene di squadra. Ecco, quando si dice che c'è una squadra, tutti duttili anche a cambiare, anche i ragazzi che giocano meno, che quando entrano in campo si fanno trovare pronti. Penso a Signorelli, ma penso anche a Pelagotti, per esempio.
Sì, no, sono contentissimo per la prestazione sia di Franco, soprattutto di Pela, perché ha fatto una grande partita ed è stato chiamato in causa magari poco quest'anno, però quando ha giocato si è sempre fatto trovare pronto, e questa forse è la dimostrazione della forza del gruppo. A pensare anche chiunque è in campo mette da parte magari gli interessi personali, perché vedere Tavano, Maccarone che rincorrono. Penso che siamo una squadra in cui tutti danno tutto. È un Empoli maturo, cresciuto tanto anche da questo punto di vista, perché sottolineavo anche con i tuoi compagni oggi, poteva a un certo punto andare anche in tilt la partita sotto 1-0, un Livorno che spingeva, Livorno che gioca veramente bene a calcio, e invece no, l'Empoli è forte di gambe, forte di piedi, ha qualità, però ha anche tanta forza mentale, perché ha saputo rimanere in campo concentrato, giocando a pallone, non buttando mai nessuna palla e credendoci. Sì, penso che oggi sia stata una grande prova di maturità, perché quello che volevamo era dimostrare sia in questa partita che in quella di Sassuolo che non siamo più la squadra dell'andata, dove con le grandi squadre non ci si mette mano. Noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con loro benissimo, e oggi, nonostante l'inizio molto difficoltoso, in svantaggio di un gol, abbiamo dato una grande prova, e secondo me il risultato è meritato e ci dà grossa fiducia per questi motivi. Sei arrivato a giugno in un Empoli che si stava ricostruendo, ti hanno detto guarda, si lotta per la salvezza, niente più. Che effetto ti fa, facendo tutti gli scongiuri del caso, però essere lì e cominciare a sentirlo, questo sapore, perché io lo inizio a sentire onestamente. L'effetto è sicuramente bello, soprattutto se viene dopo un inizio, come hai detto tu, molto, molto difficoltoso, e si partiva per la salvezza, e all'inizio forse c'era la paura di non riuscire a raggiungere nemmeno quella. Ora stiamo dimostrando che valiamo qualcosa in più, e quindi l'effetto è bellissimo, ma sarebbe ancora più bello tenerlo fino all'ultimo di campionato.